ovviamente su ci sono dei principi fondamentali, non è incluso il trap, che sono sempre qua, che ovviamente devono rimanere non cambiati proprio per poter avere questo paragone che diventa molto interessante a misura che arrivano altre annate. E questi sono il fatto di aspettare per grandi annate, il fatto di lavorare solo da grand cru. Qua su 2004, allora, nei nostri grand cru di Nec Plus Ultra ci sono sempre delle basi in permanenza, che sono sui Chardonnay, Ménil et Auger e sul Pinot Noir Bouzy, ma poi vengono anche altri villaggi a seconda della natura dell'annata. E quindi sul 2004 sui Chardonnay si è aggiunto Chouilly, un po' più nordico, e sui Pinot Noir si sono aggiunti Verzenay e Mailly, quindi orientazioni più nordiche, nord-est della montagna di Reims, che hanno contribuito a portare un po' di lumière all'assemblage. Voilà. Dopodiché, prima fermentazione, ma non solo la fermentazione, più mesi, quasi 10 mesi, 11 mesi nella barrique, piccola barrica non nuova, barrica di minimo 3 anni, ma non abbiamo mai fatto la media, dovrei guardare sui prossimi assemblage, ma onestamente quando selezioniamo una barrique per NPU in generale è molto più anziana di 3 anni. E quindi nasce vino, il mosto, in un universo di abitudine col confronto con l'ossigeno molto progressivamente. E poi in bottiglia, metà Pinot Noir Grand Cru, che abbiamo detto, metà Chardonnay Grand Cru, per un minimo di 10 anni, ma nel caso del 2004, 12 anni. E quindi, dopodiché, una sboccatura leggera, ma non leggerissima, di 3 grammi, che oggi, onestamente, se facevamo la prova, una bottiglia a zero, all'età di questo vino adesso, penso che non lo sentiremmo. Però facciamo vini anche per il tempo futuro e forse fra 20 anni saremo felici di avere questi 3 grammi di dosaggio. Quindi sono qua. Presentazione. Andiamo ad abbinare l'ultima bollicina che assaggerete con il nostro filetto di vitello. Viene cotto prima l'infuso con delle foglie di fico e fieno, successivamente cotto nel tandoori, questo forno indiano ovviamente ad alte temperature che va a creare un po' una caramellizzazione sulla parte esterna della carne.